Comunque, la Pasqua, dicevamo, non è un momento da vivere con dolore, con quella sofferenza, no? Come a volte viene vissuto, perché si vuole come partecipare al dolore di Cristo, quando invece l'intenzione di Cristo era proprio soffrire Lui perché noi potessimo non soffrire. La sua morte è stata una vittoria. La sua resurrezione, ancora di più, è stata una vittoria. Perché poi la Pasqua, cercheremo di parlarne nel mese, è più focalizzata quasi sulla resurrezione che sulla morte. Che sulla, scusa? A resurrezione. Ma sulla, che sulla morte. Che sulla morte. La Pasqua è più incentrata sulla resurrezione. Perché del resto, se Gesù non fosse risorto, sarebbe stato semplicemente un grande profeta che, come tanti, ha dato la sua vita per un ideale e basta. Mentre la resurrezione, vedremo, va al di là del messaggio stesso. La resurrezione supera il messaggio di etica morale, di amore, supera tutto quello che Gesù ha detto, perché è un atto di vittoria verso ciò che affligge ogni essere umano, che è proprio la morte stessa. Certo, noi crediamo che ha a che fare anche con l'aver vinto la morte eterna, però l'umanità difficilmente pensa all'eternità, pensa a quello che c'è oggi. E la morte è una naturale conseguenza di questa vita, però è anche ciò che spaventa o ciò che comunque crea il maggior dolore nel mondo. Pensiamo alle persone. Siamo a chi resta ovviamente. La Pasqua che andremo a vivere quest'anno, come ogni anno, deve ricordarci questo, deve ricordarci che questo non è che un momento della nostra vita, l'oggi. Facile dirlo a parole, però dobbiamo viverla veramente questa cosa. È tutto un momento di un qualcosa che prosegue, di un qualcosa che è eterno già adesso. La grande rivelazione di Gesù sarà proprio questa. E questa è solo una parentesi, un po' per introdurre questo mese, ma volevo parlare di qualcosa di un po' diverso che però c'entra. Qual è l'importanza che noi diamo alla fede? C'è un verso da cui voglio partire che si trova nell'Antico Testamento, in Isaia 29. Isaia 29. Che a volte viene usato in modo un po' duro, perché è un verso duro, è un verso forte. Non lo voglio leggere per mettere un peso, lo voglio leggere per far riflettere, non tanto su di noi adesso, ma su come viene vissuta la religione nel mondo, tutte le religioni. In particolare quella cristiana, perché noi da cristiani la viviamo. Al verso 13 e 14 dice: il Signore ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini, in mezzo a questo popolo io continuerò a fare delle meraviglie, meraviglie su meraviglie. La saggezza dei suoi saggi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti sparirà. Allora, tanto
mettiamo l'accento su una cosa che mi fa un po' sorridere, no? Però è, dimostra sempre che Dio è un Dio d'amore. Comincia dicendo che il popolo, questo popolo che era Israele in quel momento, lo onorava solo con le labbra, aveva un cuore lontano. E come lo condanna Dio? Facendo meraviglie su meraviglie in mezzo a loro. Dice al verso 13: poiché questo popolo si avvicina a me ma ha un cuore lontano, verso 14, in mezzo a questo popolo io continuerò a fare meraviglie. Questo è forte, perché ci aspettiamo sempre un Dio punitore, no? Quando le cose vanno male, un Dio che punisce. E invece la vera punizione di Dio è mostrare quanto Lui è grande, sempre, e ridurre a niente, dice, la saggezza umana. Ridurre a nulla la saggezza umana. Cioè, quando gli uomini si sentono che lo stanno servendo, perché loro lo stanno servendo, Dio gli mostra come lui è veramente, e gli mostra che tutto quello che stanno vivendo è inutile. Perché? Perché il loro cuore non è con lui. Non si può onorare Dio con qualcosa che Dio non apprezza, con qualcosa che Dio non approva. Non lo si può onorare. Non si può vivere Dio secondo il nostro modello, perché tutti in questo mondo, non tutti, tutti i credenti delle varie religioni in questo mondo portano Dio come una loro bandiera personale, portano Dio come il loro, come colui che è dalla loro parte, come colui che loro servono con le loro azioni, come colui che loro difendono. Ne abbiamo già parlato, come se Dio avesse bisogno di essere difeso dagli uomini. E così, pensando a questo, consideravo come nella storia si è sempre cercato di usare Dio nelle proprie lotte. Usare la religione, ma al di là delle grandi cose, pensiamo anche alla propria vita, alla nostra vita personale, di nasconderci dietro Dio per sostenere delle cose, per dire delle cose, per fare delle cose, non preoccupandoci però di capire come Dio pensa veramente. Tutti si sentono i migliori cristiani, se no non, di fatto anche noi in qualche modo, perché tutti abbiamo un po' questo orgoglio di sentirci quelli che vivono nel modo giusto il cristianesimo. Allora, quello che forse abbiamo bisogno di fare noi, come tutti gli altri, è di smettere di pensare così e cominciare a studiare come era, come è veramente Gesù, il Figlio di Dio, ed essere come lui in tutto. Perlomeno cercare di essere, perché quello è l'unico, Gesù è l'unico che può dire: io vi mostro veramente come si vive il cristianesimo. Io lo vivo nel modo giusto, dice Gesù, in qualche modo, quando dice imparate da me. No?
L'unico che può dire io sono mansueto e umile di cuore e non sembrare superbo. Perché? Perché lo era veramente. Perché lo dimostrava, soprattutto, al di là di questa frase, ma lo ha dimostrato. E pensavo a questo popolo, dice, questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra. E questo è un principio che ricorre in altre parti della Bibbia. E se ci pensate, è molto vicino al nostro modo di pensare. E poi vi riflettevo su questo prima. Ve lo spiego bene. Ci provo. Quando noi pensiamo alle relazioni umane, qual è uno dei principi che diamo tutti per scontato? Che devono essere sincere e non solo a parole. È facile che quando tu stai nel bisogno, io ti dico, guarda, chiamami quando vuoi, una frase che usiamo spesso, no? Poi quando quella persona chiama, magari non rispondi o non puoi mai. Sono parole. Questo popolo mi onora con le labbra. Ed è un po' il principio che noi applichiamo nelle nostre relazioni umane. Anche nella vita di coppia, una relazione di coppia basata solo sulle parole, senza azioni, anzi parole contraddette dalle azioni, è una relazione destinata a finire, come uguale per le amicizie, uguale per tutto. Cioè, dove le parole non sono complete da azioni simili, si sopporta per un po', poi prima o poi quella relazione si rompe. Ma perché dovrebbe essere diversa la relazione con Dio? Perché dovrebbe essere diversa? Lo stesso principio, perché questo principio di parole seguite da azioni coerenti è un principio che Dio ha messo nei cuori degli esseri umani. Perché ci ha creati a sua immagine. Ma lo impariamo anche dai bambini stessi. Quando un genitore dice a un bambino ti prometto che, e poi non lo fai, il bambino subito dice ma avevi promesso. Da dove hai imparato questo? Chi gli ha insegnato che le promesse vanno mantenute? Nessuno gliel'ha insegnato, è proprio nella natura umana pensare questo. Azioni seguite da, cioè parole seguite da azioni. Ma perché le azioni seguono le parole? Questa cosa può avvenire solo per due motivi. O per uno sforzo. Cioè, ho promesso una cosa, ho detto una cosa, quindi mi sforzo di farla. O perché lo credevi veramente, nel profondo. Ripeto anche per loro. Sì, perché non ti ho capito. Ci sono solo due motivi, lo ripeto, per cui noi facciamo ciò che diciamo. O perché ci sforziamo, o perché veramente lo abbiamo creduto. E questo è lo stesso con Dio. Io adesso non voglio parlare di promesse fatte a Dio, perché non è questo il tema. Non c'entrano nulla le promesse fatte a Dio. Anzi, Dio conosce così bene la natura umana che ci ha consigliato non giurate. Addirittura nei proverbi dice è meglio fare, come che dice, meglio fare un voto e mantenerlo, no? No, scusate, dice è meglio non fare un voto che farlo e non mantenerlo.
Dio conosce la natura umana, sa che a volte parliamo, a volte per parlare. Ma qua non volevo parlare di promesse, volevo parlare di come noi viviamo la nostra fede, come le persone la vivono. Dio viene sbandierato, viene difeso, viene usato il suo nome per moltissime cose, molto spesso per cose a cui Dio stesso sarebbe contrario. Ma questo lo facevano sempre i farisei nella vita, durante la vita di Gesù lo facevano, ai tempi di Isaia il popolo lo faceva, se no Isaia non avrebbe detto queste cose. Quindi l'umanità lo ha sempre fatto, ha sempre usato Dio per i suoi comodi. Perché se io dico qualcosa, sono io che la dico. Ma se dico che l'ha detta Dio, ha un valore maggiore. Se io difendo un'idea, la difendo io. Ma se dico che sto difendendo un'idea di Dio, ha molto più forza questo. Come avevo già detto in passato, c'è un comandamento, uno dei 10 comandamenti, che è stato molto male interpretato nella storia, che almeno nella lingua italiana, nel cattolicesimo in particolare, è stato tradotto come non bestemmiare, non insultare il nome di Dio, no? Ma che letteralmente, specialmente in ebraico, ha a che fare con non usare il nome di Dio quando non deve essere usato. È molto più generico il discorso. Non pronunciare il nome di Dio in vano, no? Dice che significa non usare il nome di Dio dove non deve essere usato. Cioè in modo inutile, a sproposito, potremmo dire. E non è forse questo concetto, cioè quando noi parliamo, usiamo a parole il cristianesimo, ma il nostro cuore, e quindi anche il cuore del nostro messaggio, è lontano da Dio. Non basta dire che una cosa è scritta nella Bibbia, perché per dire è vera o Dio pensa così, perché non tutte le frasi che sono scritte nella Bibbia rappresentano il pensiero di Dio. La Bibbia è un insieme di testi enorme, testi diversi. È mix. È un mix di testi diversi, poetici, storici, profetici, parabole, metafore. È pieno. Io ne uso sempre uno, che forse l'ho già detto, quindi mi ripeterò un po', ma c'è qualcuno che non l'ha sentito, quindi è bello. C'è un verso che secondo me è emblematico e che fa capire tutto, perché è troppo estremo, no? C'è un verso della Bibbia che dice che Dio ride della sofferenza degli innocenti. È scritto nel libro di Giobbe. Giobbe. Se avete pazienza, un giorno ve lo vado a cercare, adesso non mi ricordo. Ma ovviamente questo versetto, che per me è stupendo, perché fa capire questo concetto perfettamente, questo versetto non rappresenta il come è Dio veramente, perché tutto il resto, tantissime parti della Bibbia ci dicono: ma
Anzi, questo è un verso detto da un uomo che in quel momento stava soffrendo, perché tutto gli era crollato addosso, tutta la sua vita era stata distrutta. Giove, appunto, che sentiva Dio lontano e si immaginava Dio che ridesse della sua sofferenza, perché non interveniva. Come vedete, non si può prendere un verso, toglierlo dal contesto e usarlo, perché non avrebbe senso. C'è stato un personaggio nella Germania del 1500, si chiamava Thomas Münzer, che ha inneggiato alla rivolta armata e violenta, dicendo che Gesù aveva detto di mettere mano alla spada e che non era venuto a portare pace, ma divisione e guerra. Parole di Gesù, ovviamente metaforiche. Però ha portato una rivolta con migliaia di morti. Basata sulla Bibbia. Quindi dico, perché riflettendo, ovviamente questi sono casi estremi, ma riflettendo su questo, io desidero che passi un concetto molto chiaro, un punto molto chiaro, che non è né la Bibbia né la religione cristiana a essere la verità, ma è lo Spirito di Cristo che illumina tutto questo ad essere la verità. Perché è solo lo Spirito di Cristo che può illuminare anche la Bibbia e far risaltare quella che è la verità. È lo Spirito di Cristo, cioè il cuore, ciò che è il pensiero di Cristo. C'è l'Apostolo Paolo che dice: noi abbiamo la mente di Cristo, ai Romani. Abbiamo la mente di Cristo, che può far capire come Dio pensa veramente nelle nostre situazioni di vita, e ci può dare il vero principio per vivere il cristianesimo, perché altrimenti tutto sarà cristianesimo. Tutto ciò che contiene il nome di Gesù sarà cristianesimo, anche se è contrario al pensiero di Gesù. Certo, ammetto che non sia facile a volte capire il pensiero di Gesù attraverso la Bibbia, perché certe cose sono più chiare, altre sono meno chiare. Però io ho capito una cosa e vi voglio trasmettere questo: che è meglio sbagliare amando che, quindi, vivendo una vita nell'amore, ma sbagliandosi su qualcosa, che cercare di difendere dei principi, dei valori, delle idee che potrebbero essere contrarie all'amore di Cristo. O meglio, o per meglio dire, è meglio vivere una vita dove tu includi l'altro, cerchi di fare del bene a tutti, come dice la Bibbia, come dice Gesù, e poi renderti conto che hai, su questo cammino, hai sbagliato determinate cose.
che combattere contro tutti per difendere il tuo pensiero, e alla fine non amando, non amandolo. E vado a chiudere con prima Giovanni. Prima Giovanni è, forse per me, è la lettera più bella, quella che apprezzo in molti punti, e che forse più di tutte, la prima lettera di Giovanni, ci fa capire che cosa significa conoscere Dio e vivere Dio, cosa significa essere cristiano. E la costituzione del cristianesimo. Perché comincia proprio dicendo questo. Capitolo 1, verso 1, proprio le prime parole, poi andiamo a prendere un altro tema. Dice: quel che era da principio, quel che abbiamo udito, che abbiamo visto con i nostri occhi, che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, quel che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. E poi continua dicendo: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, perché poi continua, come vi dico sempre, no? I versi continuano. Quindi Giovanni dice: abbiamo udito, abbiamo visto, rendiamo testimonianza di quello che conosciamo praticamente. E che cos'è quello che abbiamo visto? Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Quindi vedete che continua il discorso. Dice: Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Se noi diciamo di avere comunione con Lui, non possiamo camminare nelle tenebre, giusto? Ma cosa sono queste tenebre? Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, quindi se invece di essere nelle tenebre siamo nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele, giusto da perdonarci i peccati, purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, la sua parola non è in noi. Andiamo un po' più avanti. Da cosa sappiamo che abbiamo conosciuto Dio? Continuo. Verso 3. Dal fatto che osserviamo i suoi comandamenti. Cioè, se tu lo hai conosciuto, non puoi camminare nelle tenebre, cammini nella luce. Quindi è comunione l'uno con l'altro, e in automatico osservi i suoi comandamenti. Attenzione a una cosa: non dice osserviamo i comandamenti, osserviamo i suoi comandamenti. Non dice, ripeto, osserviamo i comandamenti, come se si stesse riferendo a Esodo capitolo 20. I 10 comandamenti. Dice: osserviamo i suoi comandamenti. Quali sono i comandamenti di Cristo? Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi amo. È diverso. Ovviamente non è che vuol dire: ah beh, quindi posso uccidere, rubare. No, perché ovviamente tutta la legge, dice Gesù, è contenuta in ama il prossimo tuo, come te stesso.
Quindi l'amore già li comprende. Ma è diverso, perché io posso osservare quei 10 comandamenti e non amare nessuno. Amare solo me stesso. Rispettarli, perché, come diceva Isaia prima, vi ricordate? Loro, il loro timore gli è stato solo insegnato dagli uomini, ma il loro cuore è lontano da me. Poi dice, ovviamente, chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola, che è sempre quella, no? Ama. In lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Quindi siamo sempre lì, su questo discorso che camminiamo, tenebre, luce, nella luce cammini come ha camminato Gesù. E Giovanni specifica il verso 7, non vi scrivo un nuovo comandamento, verso 7. Non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio, che avevate fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. È tuttavia un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno già passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce, ecco che qua si arriva al punto. La differenza tra luce e tenebra. Lo dice in modo molto chiaro. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre. Cammina nelle tenebre, non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Questo verso è... Possiamo anche andare un po' a chiudere qua con questo verso. Dico ancora solo un paio di cose. È forte il significato del camminare. Non sa, dice, dove va. Le religioni, le idee che ci sono su Dio e che vengono portate avanti con così tanta forza in nome di Dio, ma che non rispettano questo principio, camminano semplicemente nelle tenebre, cioè non sanno dove vanno. Questo concetto lo riprendeva ancora Gesù, vi ricordate, quando accusava i capi religiosi di Israele, diceva: voi siete ciechi, guide di altri ciechi. Quindi ecco, quello che noi possiamo cominciare a capire, possiamo cambiare la nostra mentalità, far cambiare sempre di più la nostra mentalità e smettere di dire solo a parole che Dio è amore, come dice questa lettera. Dice Dio è amore, lui Dio è luce, poi dirà Dio è amore. Smettere di solo dire questa cosa, ma capirla sempre più nel profondo. È meglio sbagliare amando, perché là il cuore è nella sincerità e nel voler fare il bene. Certo, anche amando puoi sbagliare e fare di danno, ovvio. Anche amando puoi sbagliare e fare di danno, ma ovviamente anche noi viviamo un peso diverso in questo. Di una persona che invece, proprio perché non ama, vuole il male dell'altro. E notate questa cosa, poi basta.
notate questa cosa, dice chi ama suo fratello, verso 10, rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Sapete che inciampare è proprio l'idea proprio del, anche del peccato, dell'errore, cadere nell'errore, no? Scusa, è John? Chapter 2, verse 10. Quindi ecco, scopriamo sempre di più l'amore, veramente l'amore profondo di Dio, che questo è l'unico modo per capire, per avvicinarci al suo pensiero, a come Dio pensa. Ricordiamoci che amando qualcuno, cercando di includerlo nella nostra vita e di rispettarlo, è l'unico modo per essere un aiuto poi per quella persona, anche per essere accolti da quella persona e per non alzare semplicemente una barriera con quella persona. E cerchiamo di vivere e di scoprire quello che è il vero cristianesimo, senza pensare, ecco, noi lo stiamo vivendo già adesso. No, no, dimentichiamoci che di come viviamo oggi il nostro cristianesimo e cerchiamo di riformularlo, di ricrearlo, di ripensarlo completamente. Come? Guardando Gesù, gli apostoli, cerchiamo di capire come è stato il loro atteggiamento prima di tutto, anche le profondità delle loro parole, che a volte sono così forti, così radicali, che sono difficili anche da accettare, perché sembra un amore troppo incondizionato quello di cui si parla, e a volte anche poco, lo vediamo anche poco pratico in certi momenti. Beh, niente, solo questo, andiamo a scoprire questo cristianesimo sempre di più, e quando vediamo tutti gli altri modi in cui si usa il nome di Dio, o ricordiamoci anche di queste parole, ricordiamoci nel fatto che tutte queste persone molto probabilmente camminano nel buio e non sanno cosa stanno facendo, non sanno dove vanno, parlano di Dio solo a parole, ma il loro cuore è lontano, perché tu non puoi dire di amare Dio e allo stesso tempo odiare la persona che hai vicino.